Vi racconto l'8 marzo, giornata internazionale della donna, da un'angolazione diversa, dalla piscina di Bogliasco o dalle sue squadre femminili di pallanuoto, 50 ragazze. La prima squadra gioca in A1, le giovanili sfornano ogni anno piccole campionesse brave e belle. Eppure a vederle, quando giocano, non ci va quasi nessuno e così giornali e TV si dimenticano di raccontare le loro imprese sportive. Non è giusto, non è bello, non le ripaga di uno sforzo e di un impegno che è enorme. Allenate 5 volte alla settimana, è una fatica pazzesca. Sì, abbastanza. Vale per il Bogliasco, ma vale anche per Rapallo, Locatelli, Imperia, Sorica, Mogli, Lerici, tutte le Liguri, insomma, con la squadra femminile. Giocano a pallanuoto in Liguria 1.626 ragazze, ma nella pallavolo, sempre nella nostra regione, ci sono 6.500 tesserate, una diversità enorme che spiega la difficoltà di questo gioco. Martedì 8 marzo, inizio alle ore 17, si svolge nella vasca di Bogliasco un triangolare tra Bogliasco, Locatelli e Rapallo, proprio per sottolineare il valore della donna nello sport. E spero che vengano in tanti ad applaudirle, io certamente ci sarò. Due cenni storici. Quando nel 776 a.C. si svolsero ad Olimpia i primi giochi olimpici, alle donne era riservata soltanto una gara, i 150 metri di corsa. Partecipare significava che la ragazza era pronta per il matrimonio. Nella prima Olimpiade moderna, 1896 ad Atene, alle donne fu vietata la partecipazione. E sapete chi disse di no? Il famoso barone francese de Coubertin, quello che citiamo sempre per la sua nobile frase "importante è partecipare", proprio lui che aveva fondato il CIO, cioè il Comitato Olimpico Internazionale, disse di no, spiegando che la presenza delle donne sarebbe stata poco pratica, priva di interesse, antiestetica e scorretta. Un barone a due facce, insomma, e la seconda vergognosa riletta oggi. Ma 4 anni dopo, a Parigi, le donne si misurarono in quattro discipline e poi fu una valanga, soprattutto negli anni 20. Ma soltanto alle Olimpiadi del 2012, e sottolineo 2012, le donne sono state ammesse a partecipare a tutte le discipline, compreso il pugilato femminile, un'altra vergogna maschile. Torniamo a Bogliasco, nella tana delle tigri, una espressione inventata da Gianni Vassallo, grande pallanuotista e caro amico a cui è intitolata la piscina. La tana delle tigri perché qui è difficile vincere. Guardate il costume, bianco e blu da gara, bianco e rosso da allenamento, disegnato a strisce verticali per snellire fisici dalle forme quasi sempre solide. Sono le strisce della tigre, come mi spiega Paolo Oliva, portiere del Trieste Pallanuoto, un grafico industriale a cui si è rivolto Jimmy Guidaldi, che invece ha realizzato il costume. È una meraviglia, esce dall'acqua da solo. Le ragazze cominciano la pallanuoto con l'acquagolo a 8-9 anni, poi over 13, 15, 17, 19 e via andare. Ma la prima squadra del Bogliasco ha la capitana Giulia Millo di soli 23 anni e la più piccola ha 14 anni. Le allena Mario Sinatra, un burbero benefico di prima classe. Renata, tu alleni le ragazze da più di 20 anni, ma perché preferisci allenare loro e non i maschi? No, non è vero, non è che preferisco loro. All'inizio è stato casuale, poi mi sono trovato dentro perché si impegnano molto, danno tutto, secondo me hanno una marcia in più in certe situazioni. Così come sono maschi gli allenatori della Locatelli e del Rapallo, Carbone e Antonucci. Il mix funziona meglio, c'è più equilibrio. Ma va detto che non avviene il contrario. Nessuna donna allena una squadra maschile, non sarebbe accettata. Carlotta Malara, il portiere nel giro della nazionale, è stata operata poco tempo fa al menisco, ma è già in acqua. Carlotta Malara, dopo 20 giorni da un'operazione sei tornata in acqua. Andando alla grande e piano piano si farà ancora meglio. Ci vuole una grinta pazzesca. Assolutamente. Cosa avete in più dei maschi? La furbizia. E come si manifesta in acqua la furbizia? Cosa avete in più dei maschi?
La furbizia e giochiamo con più tattica. Sì, perché vi chiamate le tigri? Perché aveva la grinta. Senti, tu sei il centroboa, quella che prende le botte. Sì. E anche tante. Ma le dai? Me le rendi? Sì, ogni tanto, diciamo quando mi girano. Ma siete più cattive degli uomini? Sì. Cosa avete di più dei maschi? La voglia di lavorare. E anche la grinta? Sì, quella soprattutto. Certo. E cosa avete di meno? Niente. Sentite che entusiasmo e determinazione, fate il tifo per loro. Lo meritano davvero tutto.